Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di cosa c'è nella mia borsa. Questo video spopolava, mi ricordo, tanti anni fa e io ho deciso di riproporlo oggi. Allora, io uso questa, di solito in questo periodo sto usando questa borsa di Armani, che personalmente io adoro, è la mia preferita, possiamo dire, mi piace tantissimo. Poi il colore, c'è da dire, il colore è spettacolare ed è molto molto capiente, c'entrano tantissime cose all'interno. Allora iniziamo. Allora c'è questa agendina qui, che è un'agenda, per me serve sempre perché sono smemoratissima, mi dimentico sempre tutto, quindi magari all'ultimo minuto, in qualche caso devo segnarmi qualcosa, una password, qualcosa all'ultimo minuto, ho a portata di mano dentro la borsa un'agendina. E ci dovrebbe essere anche una pennina, eccola qua, una penna blu. Dopo il portafogli, ovviamente io ho questo qui rosso che mi è stato regalato per Natale e l'hanno preso da Carpisa, mi piace tanto, è molto grande, spazioso, bello 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 bello, ci sono tanti posti per mettere le schede, le carte, tutto. Poi qua c'è l'altra cernierina e qui c'è quella per i soldini spicci, che comunque tengo gli abbonamenti del treno, tutte queste cose qui, gli scontrini, mi piace molto, mi piace molto. Dopo una bella borraccina con l'acqua, adesso visto che arriva anche l'estate, il caldo, beviamo tanto, cioè, almeno io bevo tantissimo, quindi l'acqua nella borsa deve sempre starci. Un paio di cuffie sul treno, magari un po' di musica o non so, ci sono sempre nella mia borsa un paio di cuffie. Dopo una lima nel caso mi si volesse rompere un'unghia o la lima a portata di mano. Nella borsa delle ragazze c'è di tutto, almeno nella mia. Dopo un elastico, vabbè, l'elastico ci sta sempre in un momento di caldo, uno si vuole legare i capelli, ci sta. Dopo gli occhiali da vista, che anche questi camminano sempre con me. Eccoli qui. Poi che abbiamo? Scontrini, carte, sì, questi sono degli scontrini. Tutti ce li abbiamo, dai, dentro la borsa. Ancora. Dopo un pacco di fazzolettini, che serve sempre. Dopo c'è questa mascherina, che ai tempi del coronavirus una mascherina nella borsa c'è, oggi tutta blu, sì, ci sta anche la mascherina. Dopo ci sono dei soldi spicci, ci sono 20 centesimi, poi c'è una bustina di zucchero, già, una bustina di zucchero. Ma non mi ricordo dove l'ho presa, forse a Palermo, non mi ricordo, che in questo bar c'erano queste bustine fighissime con gli arcobaleni, troppo belle, e quindi ho deciso di portarmela a casa e mettermela nella borsa, perché la bustina era fighissima. Beh, le chiavi di casa, se no rimango fuori. Dopo questo kit di Trenitalia, che mi aveva dato il concettista quando sono salita a Milano, e mi hanno dato questo piccolino perché non ero in prima classe e se no avevo quello più grande. Comunque c'è questo pettinino delle Barbie, dopo delle salviettine imbevute,
cosa metti nel bevuto. Dei copri water, poi specialmente sul treno, sono essenziali proprio. Dopo ci sono dei tappi che per quel che funzionano poco, però mi sono serviti un po', perché mi ricordo che sul treno c'era una signora che parlava in continuazione, sempre, già fate caso, che sono stata sul treno 22-23 ore, e questa che parlava sempre, ho detto ma non si sentisce mai, questi sono stati un po' d'aiuto. Dopo, altri due pacchi di fazzoletti, raga, una etichetta di H&M 9,99 euro, dopo una tachipirina se magari mi è mal di testa, così all'improvviso. Quindi ci può essere, di solito tengo anche Loki, però non penso ci sia, no. Nelle taschine non c'è più niente, no, mi sa, 5 centesimi. Non c'è più nulla. È molto capiente questa borsa. Comunque io di solito nella borsa o nello zaino, per andare a scuola, tengo sempre anche i trucchi. Che questa pochette per me è fondamentale. Non ce l'avevo dentro la borsa perché comunque la tengo sul comò, visto che non sto uscendo, non si esce. I trucchi per me sono fondamentali, cioè se io non ho i trucchi nello zaino, nella borsa, casino, c'è il delirio. Posso dimenticarmi anche il telefono, ma i trucchi no. Se dovessi perderli, per me è una tragedia. Tutti i miei gatti. E di solito tengo anche gli occhiali da sole, che di solito appunto li tengo lì, ma non ci sono, non so, saranno da qualche parte. Comunque il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, lascia un like e attiva la campanellina, e per essere sempre aggiornato seguimi anche su Instagram.